Ciao a tutti ragazzi, qui è Giocatore Interessante, benvenuti nel mio canale. Oggi siamo qui col 37esimo episodio della carriera giocatore su FIFA 16. Nell'ultimo episodio abbiamo giocato la partita di ritorno contro il Real Madrid pareggiando 1-1, ma comunque siamo riusciti a vincere anche la Supercoppa. E poi abbiamo giocato la prima partita di campionato contro il Siviglia. In questo episodio invece andremo a giocare sicuramente la partita contro il Portogallo e poi vedremo se l'allenatore ci schiererà titolari o meno contro il Levante, perché se non giocheremo la partita contro il Levante andremo sicuramente a giocare la partita col Besiktas di Champions. Come sempre ragazzi, prima di iniziare vi invito a lasciare un bel like per supportare al massimo questa serie. Cerchiamo di arrivare come sempre a 600 like anche per questo episodio. Noi ci vediamo in campo contro il Portogallo. Buona visione a tutti, bella! Eccoci qui ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo. Inizia adesso Portogallo-Italia. Ma perché io ho ancora il numero 41? Anche in nazionale, io in nazionale avevo il 10. Perché adesso c'è il numero 41? Spiegatemelo. Attenzione intanto, Verratti, guardami sulla corsa che andrei. Va bene così, dai che c'è spazio. Via così che possiamo andare. Forse t'ho visto in mezzo, forse c'è Sharawi. Il cross dentro, bellissimo Sharawi al volo. Cos'è questa schifezza? Però comunque bravo che ci hai provato al volo. Apprezziamo il tentativo. Attenzione, Olivera se la allunga. Via così che possiamo andare. Con calma, con calma. Ci giriamo e appoggiamo dentro. Ferma tutto Mutinho, poi scivolato l'ho ucciso. Attenzione, bene così Verratti che recupera un bellissimo pallone. E possiamo andare. Via così che acceleriamo. Vai dall'altro lato per Verratti. È buona per Candreva. Attenzione, il cross dentro e non ci siamo capiti Candreva. Poi attenzione sulla respinta. E Sharawi, perché me l'appoggi il destro? E c'è la parata di Patrizio. E calcio d'angolo. E comunque arriva la munizione per noi. Brutto fallo, ci sta. Attenzione qua intanto, Verratti, guardami, bello. Il destro, ancora Patrizio, poi sulla respinta Andre Silva, e sarà ancora calcio d'angolo, credo. Sì, ancora calcio d'angolo. Attenzione, chiediamo palla sul primo palo. È buona di testa, non ci arriva nessuno. Poi attenzione il sinistro di Giorgio Chiellini. Ci ha provato lui e palla fuori. Attenzione, ecco, entrao. Dai, siete in tre e l'avete fatto passare. Attenzione, indietro per Ronaldo, poi sulla respinta, il palo e poi dai, autogol. Autogol di Marchetti, o credo Chiellini, non so chi. Bonucci, neanche. Marchetti, Chiellini, ho detto tutti tranne lui. Comunque autogol di Bonucci è 1-0. Sbaglia, Candreva! Incredibile! Ma come si fa a fare gol del genere? Bravo Candreva che si è trovato lì senza neanche saper come, guardate là. Passaggio tranquillo, boom, per Candreva, che non ci pensa due volte, è 1-1. Attenzione, via così che possiamo andare, via così fuori uno, via così che acceleriamo, con calma. Allarghiamo dall'altro lato per Candreva, forza Candreva, forza Candreva, con calma Candreva, guardami, destro di Candreva. Bravissimo, cercavo di fare il movimento dentro. Comunque, doppietta di Candreva che in 10 minuti compie la rimonta. Siamo fuori all'86esimo e andiamo a simulare il resto della partita. Peccato per la sostituzione perché stavo cercando di segnare anche io. Sono già due partite che non riusciamo più a segnare. Noi o facciamo 1000 gol a partita oppure non segniamo mai. Comunque l'obiettivo, ti sei qualificato per la Coppa del Mondo. Forse voi non lo vedete perché c'è la webcam. Comunque qualificati per la Coppa del Mondo. Bene. Prossima partita di campionato. Chissà se siamo in campo. Io spero di no sinceramente. Siamo in campo contro il Levante. A questo punto non so che cosa fare, perché il mio obiettivo è giocare la Champions. E se noi giochiamo questa partita sicuramente non giocheremo contro il Besiktas. Quindi io sono tentato di simularla questa partita. Ho deciso ragazzi, io la simulo questa partita perché non posso assolutamente perdere le partite di Champions. Mi dispiace ma la Champions io voglio assolutamente giocarla. Perfetto, siamo in campo ragazzi per la prima partita di Champions. Questo qui è il girone, Milan, Besiktas e Basilea. Quindi noi ci vediamo in campo, bella! Eccoci qui ragazzi, siamo ancora una volta al Camp Nou e inizia adesso Barcellona Besiktas. Attenzione, è bello il tocco per noi. Possiamo andare dentro per Messi. Ottimo, Messi 1-2. Sinistro piazzato. E poi Gunai la para e spazza via. Siamo partiti forte. Voglio assolutamente segnare perché sono già due partite che non segniamo. Neymar, il cross dentro. E ancora sto Gunai che blocca. Poi appoggiamo dentro per Iniesta. Iniesta, guardami sulla corsa. È buona. Il sinistro. 60esimo gol. E finalmente, dopo due partite che abbiamo giocato veramente male, siamo riusciti a sbloccarci. 1-0 Barcellona. Attenzione, dai che la perdono. Ora sì che ci siamo sbloccati e possiamo andare. Via così che acceleriamo. Via così, con calma, la finta. Poi appoggiamo dentro. È buona per Iniesta che subisce fallo. Sì, posso batterla io per favore? Lo chiedo per favore. Eh no, c'è Messi. Giustamente, se c'è Messi non le batteremo mai. Il sinistro di Messi. E vabbè, che cosa vuoi battere qua? Ma non batteremo mai niente.
nella vita proprio. C'è Lionel Messi, ci pensa lui. 2-0 Barcellona. Appoggia, cos'è questo lancio? Bello però, per Neymar. La mette giù Neymar, guardami, alta Neymar, bella, possiamo andare, come ce ne andiamo? Il sinistro a incrociare, palla fuori. Attenzione, bene Iniesta che recupera, via così che possiamo andare. Dentro ancora per Iniesta, poi da terra, la palla per noi. Dentro ancora per Iniesta, cosa abbiamo fatto ieri Iniesta? Cosa abbiamo fatto? 2-1-2 di fila nello stretto e 3-0 Barcellona. Attenzione, il cross, dentro, il destro di Sosa. 3-1 e devo dire gol meritato del Besiktas. Vai Messi, magari è dall'altro lato la porta, comunque. Vai Messi, cross dentro. Attenzione, tutti a vuoto. Poi Busquets, buona per noi. Il sinistro. 4-1 al 79esimo. Bellissimo contropiede e doppietta per noi. Attenzione però, sbagliano ancora. Sbagliano ancora, via così che possiamo andare, via così che possiamo andare. Attenzione, tocco sotto. No, palla fuori. Per la tripletta in Champions. Accidenti. Siamo fuori all'89esimo e andiamo a simulare il resto della partita. È stata veramente una bellissima partita. 4-1 difficilmente si vede come risultato nelle carriere. Comunque, prossima partita di campionato contro il Saragozza. Non siamo inseriti nella formazione titolare e quindi andiamo a simulare la partita. In attacco questi hanno Suarez, Neymar e Vidal, quindi penso che possiamo stare più che tranquilli. Infatti 4-0. Prossima partita di campionato contro l'Espanyol. Questa volta noi siamo in campo. Vediamo un po' la classifica. Noi siamo indietro, ragazzi. Dobbiamo recuperare un po' di punti, perché siamo partiti un po' lenti in campionato. Però comunque siamo ancora all'inizio e c'è tempo per scalare piano piano tutta quanta la classifica. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così invito a lasciare un bel like per supportare al massimo questa serie, cerchiamo di arrivare a 600 like anche per questo episodio. Noi ci vediamo con un prossimo video ragazzi, bello!